Asso TV, siamo qui oggi all'Expo Verbano di Locarno, al Palazzetto Fevi, per parlare di questo spazio che è stato riservato agli scrittori della Svizzera Italiana Insieme, dove appunto autori e scrittori della nostra regione si sono ritrovati per proporre i loro romanzi, i loro libri. E in questo spazio dedicato a noi abbiamo Sergio Rojc nel suo ultimo romanzo firmato Sergei Rojc, un romanzo, Ferita, Giovanna d'Arco, anno 1971, che ipotizza un mondo un po' diverso, una Francia diversa, parlando di quello che poteva essere il mondo se a vincere le elezioni in Francia in quell'epoca fossero stati i comunisti. Spero di averla detto bene, Sergio. Senz'altro, ecco, il libro è questo, questa è la copertina di Renzo Ferrari, del noto pittore ticinese che ringrazio molto. Sì, è un libro in cui una forza politica che non arrivò mai al governo in Francia riesce invece nella mia utopia a prevalere e si serve in buona parte anche di questi contestatori per i propri fini politici. Poi la storia parte con una diserzione da parte di un famoso regista cinematografico russo dal Festival di Cannes alla Croisette, e il governo francese, questo nuovo, diciamo, gli propone invece di rimanere in Francia e girare un film patriottico, Giovanna d'Arco, nell'anno 1971. L'azione si svolge in quell'anno. Chiaramente poi, come ce la succede, un sacco di cose diverse da quelle che sono successe nella realtà, una crisi energetica affibbiata alla Francia, diciamo così, in qualche modo ribelle, e anche la stessa, diciamo, lo stesso andamento del film ha qualcosa a che fare sia con, poi con la storia russa sia con quella francese. Sergio, perché Giovanna d'Arco? Perché il davvero il famosissimo regista russo Andrei Tarkovsky, nel suo lascito, nel suo libro di memorie, scrisse 15 titoli di sceneggiature che avrebbe voluto scrivere e da cui trarre film, ma che in Unione Sovietica non poterono essere girate per i ben noti motivi di illibertà, e uno di questi titoli che mi fulminò assolutamente era Giovanna d'Arco, anno 1971. Io ho spostato solo un anno e ho letteralmente immaginato come avrebbe potuto girare il suo film non Tarkovsky, ma un regista che gli somiglia molto, Martin Aleksandrovich Bielogradsky, il mio regista. Naturalmente Tarkovsky l'avrebbe girato in un altro modo, ma diciamo mi ha dato quest'idea. Tu però sei un autore di articoli, di critiche e di altri romanzi, e fra i quali Solaris parte seconda. Me ne vuoi parlare un attimo? Certamente, Solaris parte seconda precede Ferita, perché anche questo naturalmente è legato poi al film fatto dallo stesso Andrei Tarkovsky. Io sono in una, diciamo, in una fase tarkovskiana, diciamo così. Solaris parte seconda è una riproposizione del romanzo di Stanislav Lem e del film di Andrei Tarkovsky. Naturalmente non è precisamente un sequel, ma è una reinterpretazione sulla base naturalmente della grandiosa storia di Lem / Tarkovsky, che è quella del pianeta pensante di stampo quasi divino che entra nelle menti umane. È una cosa praticamente di 60 rispettivamente 50 anni fa, ma come si sta evolvendo l'uomo e la società credo che sia molto attuale. Mi pare di capire che tu sei comunque un autore che predilige o comunque ha un occhio di riguardo per quanto possa essere il genere del distopico o anche della fantascienza. Perché questa passione per questi generi è anche un po' difficili? Ma io sono un po' arrivato a questo genere essendomi liberato dall'idea di dover scrivere romanzi magari sulla società, eccetera. A un certo punto mi sono detto: io voglio scrivere quello che piace a me, quello che piace a me, quello che mi dà soddisfazione, quello che ho letto con piacere in altri autori, voglio sviscerarlo dentro la mia scrittura. Io ho scritto anche un romanzo sul calcio, ho scritto un romanzo su Paul Klee, quindi il terzo, Wish You Were Here, era già andato un po' nella fantascienza, accompagnato dai Pink Floyd naturalmente, e qui, essendomi completamente liberato, diciamo, come scrittore da tutte quelle pastoie che uno
può avere in mente dire devo scrivere così, devo scrivere colà, ho approdato con grande soddisfazione a questa fantascienza colta, diciamo. Andiamo un attimino ancora oltre il tempo che ci è stato dato, ma per una domanda importante: come sono gli autori che si muovono nella Svizzera italiana? Ma ce ne sono di davvero bravi e potrebbero essere presentati con maggiore puntualità e con più grande soddisfazione di essi stessi, ma anche del pubblico svizzero italiano, non solo quello italiano, italofono in generale. E credo che questa iniziativa degli scrittori insieme prelude a un maggiore coinvolgimento degli scrittori della Svizzera italiana nel mondo culturale nostrano, ma non solo. Sì. Noi dobbiamo ricordare ancora una cosa: qui siamo ospiti in questo spazio vicino a noi di un'associazione culturale. Come si chiama? L'associazione adesso? Culturale si chiama LUX, ma si scrive LOX, ed è di Vito Civello, che molto gentilmente ci ha dato ospitalità in questo suo angolo. E lo ringraziamo. E lo ringraziamo molto. Grazie. Scrittori insieme e Chiasso TV presentano la bravissima scrittrice ticinese, che però risiede a Zurigo, Elda Pianezzi, che ha pubblicato due romanzi. Sappiamo che ha scritto molto di più, arriveranno altre pubblicazioni magari di cose che lei ha già delibato dal punto di vista narrativo. Il suo ultimo romanzo è Lamento di balena, di Salvioni. Elda, ci puoi parlare di come è costruito, di come è nato questa storia? Lamento di balena, che è il secondo libro che ho pubblicato, nasce come sequel di 2745 metri sul livello del mare, che è un libro che è stato pubblicato circa 10 anni fa, anch'esso da Salvioni, ambientato sulle montagne ticinesi, un classico giallo della camera chiusa, in cui al posto di avere una camera abbiamo un rifugio alpino. Due gruppi che si incontrano, un omicidio e un investigatore improvvisato, che è poi lo stesso investigatore che ritroviamo anche in Lamento di balena. Questo libro, invece di essere ambientato in Ticino, è ambientato a Zurigo. Il fil rouge che unisce i vari eventi che succedono nella storia è il razzismo, non soltanto dal punto di vista di colore della pelle o diversa cultura, ma anche dal punto di vista socio-economico, scala sociale, le differenze tra le persone, come ci si tratta quando si appartiene a un mondo, quando non si appartiene. E anche in questo caso c'è un omicidio e una sparizione, e c'è questo investigatore Athos improvvisato che dovrà scoprire il mistero. Il tuo primo romanzo, 2745 metri sul mare, è stato tradotto in tedesco, no? Che ricezione ha avuto il libro in ambiente germanofono? Allora, il primo è stato tradotto in tedesco circa una decina d'anni dopo che era stato pubblicato. È stato pubblicato da una piccola casa editrice che si chiama Antium. Sono appunto piccoli, quindi non hanno una grandissima distribuzione. Però mi ha fatto molto piacere sapere che la biblioteca cantonale, universitaria e cittadina di Zurigo l'ha annoverato tra le perle della biblioteca stessa, e quindi consigliandolo, e questo mi ha fatto molto piacere. So che è stato venduto un po', ma purtroppo la casa editrice è ancora piccolina, si deve ancora un po' difendere, e quindi vedremo come procederà. Tu come funzioni come scrittrice in questo ambiente di lingua tedesca? Immagino che continui a leggere molto in italiano a Zurigo, vero? Beh, io leggo, avendo studiato inglese a Zurigo, sono un'appassionata anglofila, quindi spesso e volentieri leggo in inglese. Ovviamente leggo anche in italiano, e in tedesco invece sono più portata a leggere giornali, riviste, eccetera, che non letteratura, quindi soprattutto seguo la letteratura inglese, quella italiana, contemporanea, ma anche i classici.
un grazie a Elda Pianezzi da parte di Chiasso TV. Chiasso TV incontra con grande piacere Davide Buzzi, anima creatrice di Scrittori Insieme qui a Locarno. Davide ha fatto uscire un altro dei suoi romanzi molto gettonati, tra l'altro che è finito nella classifica importante della Amazon Italia, no? L'estate di Achille, è un, si potrebbe definire quasi un giallo ma molto sui generis. E più che altro la scoperta di un personaggio che fa della musica la sua vita e che fa del rifiuto del sistema la sua scelta. Sì. Puoi dirci come sei arrivato al personaggio di Zed di L'estate di Achille? Sì. Beh, L'estate di Achille è un romanzo che nasce pensando a come parlare di musica in un modo diverso che non fosse la mia musica o qualcosa di non già conosciuto, no? In fondo il panorama della musica italiana è qualcosa che più o meno tutti conoscono in un qualche modo. Allora l'idea era quella di poter provare a raccontare di musica, ma raccontarla in un modo diverso. E quindi grazie a un racconto che mi venne fatto tempo fa da mio cugino, che mi raccontò la storia di un cantante che venne invitato, un cantautore svizzero che venne invitato a Parigi a incidere un disco, ma penso bene di fare tutt'altro che incidere il disco, mi è nata così questa idea di scrivere L'estate di Achille, che racconta di questo ex musicista che negli anni 70 si ritrova confrontato con quello che è il panorama musicale, ma non solo, anche studentesco degli anni piombo, della contestazione di quel periodo, e vuole diventare un musicista famoso. Si ritrova ad arrivare a scalare questa, diciamo, questa montagna, però quando arriva vicino ad arrivare dove vuole lui, capisce che non è il suo mondo, no? E lo rifiuta, comincia a utilizzare stupefacenti, alcol, a diventare un indisciplinato, a non più stare alle regole del gioco, finché a un certo punto. Quindi era questa un po' l'idea di raccontare quel pezzo d'Italia legato anche alla musica italiana, ma soprattutto di raccontare di come un uomo può anche lungo la sua strada cambiare il punto di vista della vita. Sì, un musicista in qualche modo maledetto, anche come dire messo in quegli anni anche un po' terribili, dove succedevano spesso delle cose che ti cambiavano completamente la vita. Lui arriva a un passo dal successo, lo rifiuta, poi c'è tutta una storia che lui percorre il mondo e incontra altri musicisti importanti. Questo è anche un po' l'interesse del libro. Sì, lui arriva a entrare in contatto durante questa sua vita in fuga, se si vuole, in un certo senso, con personaggi che hanno spessore nel calibro poi successivo della musica mondiale, come Ian Curtis o come Prince. Quindi lui, mi piace pensare che Zed possa aver addirittura influenzato questi personaggi e che abbia portato i Joy Division a essere poi Joy Division in seguito e Prince a essere poi The Artist, come è diventato, secondo me, e qui lo dico con un velo di malinconia, sicuramente il più grande artista di tutti i tempi, anche più di Elvis Presley e altri, perché comunque era... Sì, tu scrivi in effetti, il tuo stile di scrittore è quello di immaginare che la fiction influenzi la realtà, non lo spoof. Ma tu hai scritto altri romanzi e soprattutto questo romanzo che ha vinto un premio importante per il trailer di lancio dello stesso sì. romanzo in Italia, ce ne puoi parlare brevemente? Sì, Memoriale di un anomalo omicida seriale, questo romanzo che è uscito nel 2020, è un romanzo un po' interattivo se si vuole, perché è stato creato utilizzando il metodo appunto dello spoofing, come anche L'estate di Achille, nel quale si racconta la storia di questo serial killer che avrebbe operato in Ticino all'inizio degli anni 2000, no? Non solo in Ticino ma anche in Ticino. Poi ho deciso di non inserire all'interno del libro un capitolo dal quale poi abbiamo però realizzato un book trailer di 5 minuti con quel capitolo, che diventa praticamente un capitolo a se stesso. E poi abbiamo fatto anche la colonna sonora, quindi una canzone che si può ascoltare
leggendo il libro e che quindi dà altre indicazioni su quello che sta scritto in questa storia. Grazie mille a Davide Buzzi che ci presenta sempre delle sorprese e quindi abbina le sue due grandi passioni, scrittura, musica, ma anche video. Grazie a voi, grazie di tutto. Scrittori insieme, un programma di alcuni narratori ticinesi che si sono riuniti a Locarno con l'ausilio della sempre benemerita Chiasso TV, incontra oggi Duilio Parieti, autore di cinque romanzi, di cui l'ultimo è Io è morto, un diario rosso piombo, un libro anche che credo che ha suscitato molto interesse, ma anche, come dire, è molto interessante, che potrebbe essere anche interpretato in un modo. Io vorrei fare una domanda a Duilio, tagliando, come dire, tagliando la testa al toro. Tu come ti sei trovato a scrivere un romanzo fondamentalmente sugli anni di piombo oggi? Che ricezione hai avuto? Che sensazione hai avuto? Ma innanzitutto buongiorno a tutti. E grazie a Sergio. Diciamo che io ho avuto molte titubanze all'inizio, perché questo tema, il tema del terrorismo, il tema degli anni di piombo, il tema dell'atmosfera che si viveva in Italia in quegli anni mi è sempre stato a cuore. È un romanzo che nella mia mente circolava già da molti anni, però partorito solo relativamente di recente, e la difficoltà, se vuoi, è stata negli anni precedenti fino al momento del parto, e poi chiaramente ero relativamente pronto a anche un certo tipo di critica al lavoro che ho fatto, che comunque credo sia stato piuttosto equidistante. Io non prendo le parti del terrorista, che è il protagonista assoluto di questo romanzo, cerco solo di trasmettere, oltre alla sua storia, trasmettere l'atmosfera che si viveva in Italia in quegli anni, una storia che è paradossalmente vicina e lontana nella nostra memoria, non se ne parla ancora nei libri di scuola ed è nella memoria viva solo di chi ha un'età anagrafica vicino alla mia. Ecco, tu hai un'impostazione assolutamente originale del tuo romanzo, perché questo personaggio tuo principale, che finisce poi per fare il terrorista, è giudicato post mortem, appunto io è morto, non Dio è morto, io è morto. Come ti è venuta in mente questa strategia che veramente non si incontra sovente nei romanzi, dove tu fai uno spostamento, no? Di azione, e dove rientri poi nei ricordi del protagonista, che deve scrivere un diario di fronte a queste figure che sono... Ognuno è... Pensa che una delle persone che per prime mi hanno letto, mi ha scritto, mi ha detto: per me sono due extraterrestri, e va benissimo. Cioè, queste due figure non volevano avere, secondo me, un concetto religioso. Se poi uno glielo vuole dare, va benissimo. Avevo la necessità di mettermi nei panni di un lettore che non ha vissuto quel periodo storico, di un lettore più giovane, che quindi si poteva porre delle domande, e quindi queste domande ipotetiche le ho messe in bocca a questi due giudici che interrogano e dialogano con il nostro protagonista, e che alla fine, e questo è il finale del libro che ovviamente non svelo, emetteranno il loro giudizio, la loro sentenza. Ringraziamo tanto Duilio Parieti e raccomandiamo davvero la lettura di Io è morto, un diario rosso piombo, che è un libro che parla di un'altra epoca ma è di un'attualità sorprendente. Grazie. Lo troverete davvero interessante. Grazie a Sergio, grazie a tutti voi, buona giornata.
piacere di parlare con Max Deste, autore di Talento ticinese, il suo ultimo romanzo è Il desiderio di cadere, no? Questo l'hai presentato col tuo nome, ce n'è altri due che invece praticamente li ha scritti Max De Stefanis. Come mai questo pseudonimo all'inizio? Ti senti più sicuro adesso? Ma il motivo è molto semplice e al tempo stesso sono cantautore e produco musica col nome Max Deste, mi sembrava giusto a un certo punto unire la stessa persona sia per la produzione scritta sia per la produzione musicale. La tua carriera musicale ha influenzato il tuo modo di scrivere? Tu sei partito come musicista o come scrittore in contemporanea? Questa è davvero una bella domanda. E ho iniziato a scrivere, ho sempre scritto da quando sono bambino e scrivere romanzi, racconti è qualcosa che comunque implica arrivare alle persone così con un lungo respiro, non è subito d'impatto, ma significa creare condizioni per riflettere, per entrare in delle situazioni. La musica mi rendo conto che ha un impatto immediato a livello emotivo e quindi piano piano mi sono esercitato anche così a trasformare un testo musicale, cioè un testo, una poesia, anche in una canzone. Immagino che tu scrivi anche testi, naturalmente di canzoni. Scrivo anche testi, compongo anche le musiche. Certamente. E al tempo stesso posso dire che in tutti i romanzi, come ad esempio l'ultimo romanzo, Il desiderio di cadere, la componente musicale è molto presente. Il protagonista ascolta molta musica e addirittura un piano narrativo dove lui è disperso in questo bosco che cerca di sopravvivere. Per farsi forza rivive la musica e le canzoni dei Pink Floyd. Il desiderio di cadere è un romanzo esistenziale? A me non piacciono tantissimo le etichette, sicuramente aiutano a orientare e a farsi un'idea. Secondo me è un romanzo che va letto, che parla del presente, che denuncia e racconta certe situazioni così magari estreme, quasi distopiche, che in un certo senso vanno anche esorcizzate. C'è un altro romanzo con un titolo simile, L'uomo che cade, di Carmelo Pistillo di Bieti, non è naturalmente simile al tuo, però quest'idea che l'uomo in qualche modo in balia degli eventi è molto, diciamo, è contemporanea, sei d'accordo? Sono d'accordo, io sono partito a scrivere da una scena, il protagonista che soffre di vertigini come sottoscritto e si trova di fronte a una cascata e quindi provare a vivere l'emozione di cadere, naturalmente poi da lì parte tutto un racconto che è una fiction. Tempo stesso sono state scritte altre opere su questo tema che hanno un significato anche simbolico, se vogliamo, l'idea di non lasciarsi andare, il contrario di cadere, farsi forza per cercare di stare a galla, di sopravvivere. E oggigiorno è sempre più difficile, la vita è sempre più complessa, stare in piedi e non lasciarsi andare. È un po' questo il senso generale. Sei soddisfatto della diffusione del tuo libro, della pubblicazione, di come gira? Sono soddisfatto nella misura in cui i lettori che hanno letto il libro mi hanno contattato, mi hanno scritto, lo hanno apprezzato, mi hanno parlato di vari aspetti, del finale, dei vari personaggi e quindi al momento in cui c'è un dialogo col lettore per me questo è appagante. E a livello poi di numeri, non ho ancora dei numeri concreti, arriveranno probabilmente verso Natale e a quel punto potremo fare anche un bilancio per quanto riguarda così la vendita. Però per il momento con il dialogo con il lettore funziona e questo mi fa piacere. Che cosa ne pensi di questa iniziativa partita a Locarno degli scrittori che vogliono trovarsi insieme? Scrittori ticinesi. Apprezzo moltissimo, la parola insieme è davvero importante, l'idea che non dobbiamo coltivare solo il nostro orticello, ma fare fronte comune, alimentare il dibattito, portare la cultura al centro dell'attenzione. Il Canton Ticino ha bisogno di questo aspetto, ci sono molti scrittori validi che hanno da dire qualcosa e dunque è giusto fare fronte comune per alimentare questo dibattito. Max Deste è sicuramente fra questi, lo ringraziamo da parte di Casto TV. Grazie a tutti, un caro saluto da Max Deste.